C'è di fronte il sottosegretario della giustizia e per me è uno stimolo vederlo qui. Quando il nostro ministro della giustizia dice che le intercettazioni costano troppo, che si fanno troppe intercettazioni e che bisogna tornare ai pedinamenti, io dico: ma com'è possibile? Ma se il mafioso non si muove dal suo divano e commette i reati con questo telefonino, cosa mi devo pedinare? Dice: le intercettazioni costano troppo. Cioè 170 milioni di euro l'anno, in una finanziaria di 50 miliardi 70 milioni costano troppo. Voi immaginate in tutte le procure d'Italia quanti milioni di euro ogni giorno si sequestrano, quanti orologi da collezione, quanto argento, quanto oro, che si può vendere la settimana dopo in un'asta. E quello non lo consideriamo nel bilancio. Quelli sono poi soldi che entrano nel Fondo Unico Giustizia. Le intercettazioni costano troppo. Le intercettazioni non costano nulla rispetto al risultato. Tutti abbiamo mediamente, diciamo, un telefono e mezzo a testa. Viviamo con questo acceso e facciamo qualsiasi tipo di attività lavorativa, lecita o illecita, col telefono. Come faccio ancora a mettere in discussione il telefono, che costa troppo? La politica prima o poi mi dovrà rispondere a questa domanda, non gliela faccio passare questa. Ma attenzione, sono delle riforme che stanno piacendo a tutti. Nel governo dei migliori, dove c'è stato le peggiori riforme che hanno riguardato il sistema giudiziario, c'erano tutti i partiti tranne Fratello d'Italia. Adesso questo governo sta continuando le riforme che ha fatto il governo dei migliori, con l'aggiunta dell'opposizione quando fa gli emendamenti alla Commissione Giustizia. Poi, se vuole, il sottosegretario può intervenire per smentirmi. Allora, mettiamo il caso in cui questa sala sia un negozio di elettrodomestici e il proprietario del negozio vende anche cocaina. Stasera c'è una festa in villa, entra un direttore generale a comprare 100 grammi di cocaina. Oh, buongiorno, come state? Ma c'era quell'appalto, avete fatto un bando per comprare 20 computer per il comune. Si accordano per una mazzetta del 5% sull'acquisto di prodotti. Io questa intercettazione non la posso utilizzare, perché l'intercettazione è stata concessa dal giudice per il reato di associazione a delinquere in relazione a traffico stupefacente. Quindi, siccome si parla di una corruzione e per la corruzione non è previsto l'arresto in flagranza, io quell'intercettazione non la posso utilizzare. Vi sembra normale nel 2024, in un mondo dove questa tipologia di reati che riguardano la pubblica amministrazione stanno gomito a gomito, da un lato con certa politica, da un lato con la mafia? Dopo mezz'ora entra un tossico perché deve comprare 5 bustine, ha una bottiglia di whisky in mano. Il negoziante dice: ma tu che fai questa bottiglia di whisky? Ah, dice, l'ho rubata al supermercato qua di fronte. Questa intercettazione io la posso utilizzare? Vi sembra normale? Eppure questo accade, ma non c'è un politico che propone una riforma, una modifica su questo punto. Dice: ma il mafioso non parla al telefono. Il mafioso non parla al telefono. E cosa vuoi che dica il mafioso? Ciao, senti, stasera non posso venire a cena perché devo ammazzare uno. Però sentirai il mafioso che dice all'incensurato, al tecnico comunale: ci vediamo al bar. Per me, investigatore, è oro quella telefonata, perché non è la telefonata fatta al solito noto, è la telefonata fatta all'illustre sconosciuto, e io sull'illustre sconosciuto devo lavorare, io investigatore, io pubblico ministero. Ho fatto sempre indagini di mafia, contrariamente a gente che non ha mai scritto un 416 bis in vita sua, che non ha mai letto un 110-416 bis. Per me è oro, che so cos'è un 416 bis, che so cos'è il contrasto alle mafie. Poi c'è la storia di quel termine aulico che è stato usato, dello sputtanamento. Ma è da anni che non si possono riportare intercettazioni che riguardano la vita privata di una persona sui giornali. È da anni che non si possono utilizzare intercettazioni che non hanno nulla a che vedere col corpo del capo di imputazione. È inutile insistere su questo. Almeno alziamo le mani, facciamo un fermo pesca sulle riforme. Per favore, non fate più riforme, perché sono tutte riforme che non hanno nulla a che vedere con la tutela delle parti offese, di chi dovrebbe, quell'altra perla della riforma Cartabia, della facoltà a denunciare. Cioè, come io sono derubato, sono parte offesa, ho subito un danno, e poi mi dici tu, Stato, che c'è la discrezionalità se voglio denunciare o meno. E io come faccio? Io, cittadino normale, ad uno contiguo alla mafia, decido io se si deve fare il processo o meno sulle altre persone. E lo Stato che fa? Dov'è lo Stato? Perché devo decidere io? Sono dello stesso settore scientifico disciplinare di Marta Cartabia, anch'io. Mi dispiace per costituzionalismo. Magari se il sottosegretario vuole rispondermi a qualcosa.
del Mastro. Mi sa che onorevole le tocca forse fra due parole. Forse. Era inaspettata. Devo dire, tu sai di essere un mio amico, sai che sei l'alfa e l'omega della politica criminale che ho in testa in Italia, sai quante volte ci siamo confrontati. Oggi noi esportiamo antimafia nel mondo, Nicola. Abbiamo la normativa antimafia migliore di tutto il mondo. E quella normativa la dobbiamo a persone come Falcone e Borsellino, di cui ci sono pochi degni eredi, fra cui tu. La dobbiamo a quelli che come te hanno difeso sempre in questi anni la normativa speciale antimafia. Lo dobbiamo in parte anche a questo governo che ha salvaguardato le intercettazioni di mafia, tu sai a cosa mi riferisco come primo provvedimento. E ci mancherebbe pure. No, ci mancherebbe ancora. Qualcuno le aveva tolte, i tuoi colleghi in Cassazione le avevano tolte, perché anche questo ce lo dobbiamo dire, se vogliamo essere sinceri fino in fondo. Però dobbiamo tornare su tutte le zabilità delle intercettazioni. Sto terminando, Nicola, ti hanno tolto i tuoi colleghi in Cassazione e noi, anche ascoltando i tuoi suggerimenti, le abbiamo ripristinate. Abbiamo ripristinato la procedibilità d'ufficio per tutti i reati con l'aggravante mafiosa che aveva cancellato la professoressa Cartabia. Dobbiamo tornare anche senza aggravante mafiosa, perché l'aggravante mafiosa la riconosce dopo, sono no? D'accordo, ma intanto quello è stato fatto. Questo governo, in particolar modo il sottoscritto, ha difeso il 41 bis, cioè il carcere duro, da un attacco concentrico. È incredibile che essere processato sia io e non chi dava l'assalto al carcere duro. No? Ti do atto. E allora qualche cosa noi lo abbiamo fatto e lo facciamo ascoltandoti anche quando sei spinoso e duro.